Buongiorno e benvenuti, buonasera, anzi benvenuti anche oggi all'appuntamento con il punto punto web. Oggi, come sempre, una prima parte sarà dedicata alla politica, all'approfondimento che riguarda nello specifico Santa Venerina e Santa Teresa di Riva con rispettivamente i sindaci Salvatore Greco e Danilo Lo Giudice. Poi avremo la nostra consueta rubrica settimanale, la nostra consueta rubrica con la psicologa, la nostra dottoressa Eva, e poi andremo a collegarci con un'attrice siciliana di Fiumefreddo di Sicilia che in queste ultime settimane abbiamo trovato in una miniserie TV di Rai 1. Mi riferisco a Giulia Fiume. Andremo a parlare anche di cenere vulcanica e del gemellaggio avvenuto tra la comunità della cattedrale di Sant'Agata e la comunità di Nunziata di Mascali, questo gemellaggio che ha visto al centro una reliquia, un frammento osseo che non era mai uscito prima dalla cattedrale di Sant'Agata. Iniziamo però, come di consueto, a parlare, diciamo, ad avere l'appuntamento con lo Scomicon di Edoardo Puglisi. E questa settimana c'è un po' un gemellaggio fra rubriche perché lo Scomicon di Edoardo Puglisi è dedicato proprio alla nostra dottoressa Eva, la nostra psicologa, che è rappresentata appunto in questa vignetta. E lei in questa vignetta appunto dice avanti, andiamo a zoomare, avanti spicciatevi, con 250 euro di seduta psicoterapica vi passa la paura, perché io mi devo prendere subito un passaggio per la Costa Azzurra. E perché il riferimento è appunto alla nostra simpatica dottoressa che durante ogni puntata invita sempre i suoi clienti a farle visita nel suo studio a pagamento, proprio perché ha una villa in Costa Azzurra e un'altra in un'altra località particolarmente rinomata. E quindi in maniera molto simpatica, appunto, Edoardo Puglisi omaggia in questo modo la nostra dottoressa Eva, che sicuramente ne sarà contenta. Dopo glielo chiederemo. Adesso andiamo immediatamente a Santa Venerina, dove abbiamo in collegamento il sindaco Salvatore Greco. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Allora, sono giorni particolarmente complicati, appunto perché, insomma, sappiamo che all'emergenza pandemica si è aggiunta anche l'altra emergenza, quella provocata appunto da questa attività parossistica dell'Etna. Ma intanto diciamo come Santa Venerina ha affrontato tutto il periodo, insomma, le varie ondate appunto della pandemia, che ancora non si è conclusa, e attualmente, insomma, come siamo messi. Peraltro Santa Venerina è stato un centro molto colpito, insomma, aveva numeri abbastanza alti di contagi. Questi numeri fortunatamente negli ultimi tempi sono più contenuti e quindi l'emergenza ha toni meno intensi di quello che ha assunto altrove. Diciamo che dopo la seconda ondata di novembre-dicembre, i numeri sono e dopo i picchi registrati a seguito delle feste natalizie che sono state un'occasione di incontro e quindi anche di trasmissione del virus, i numeri si attestano, diciamo, entro la trentina di casi da febbraio in poi, che è diciamo, un livello che possiamo considerare tutto sommato buono per una popolazione di 8.500 abitanti. Nel frattempo, di concerto con l'ASP di Catania abbiamo fatto ben due tornate di screening gratuito con i tamponi molecolari. L'abbiamo realizzato queste 4 giornate al Palazzetto dello Sport nella frazione di Linera con una buona partecipazione, circa 400 persone per
nei due episodi che ho detto, ed è stata un'occasione comunque utile perché ci ha fatto scoprire un certo numero di positivi asintomatici, che quindi sono persone che in buona fede, non sapendo di essere contagiate, a loro volta contagiano altre persone. Nell'ultima tornata di una settimana fa ne abbiamo trovati 7. La prevenzione è fondamentale, oltre che i comportamenti di ciascuno. Cioè, è di oggi l'uscita di un nuovo decreto del governo che ci imporrà restrizioni nelle prossime settimane in occasione delle festività pasquali. Sono naturalmente provvedimenti che si comprendono e che non si possono criticare più di tanto, però la vera lotta alla diffusione del virus si fa con i comportamenti individuali, con la prevenzione al minimo sintomo o comunque quando c'è l'occasione di fare questi screening di massa, e poi con i comportamenti individuali. Nessuno di noi può supporre di essere esente dal virus e quindi comportarsi con leggerezza. Anzi, come ho detto tante volte, tutti dobbiamo supporre di essere positivi e comportarci con la cautela che ne consegue. Ci sono stati, cioè, come gli altri comuni, anche degli aiuti che sono stati rivolti appunto alle fasce magari deboli della popolazione in questo periodo? Sì, fondamentalmente gli aiuti sono stati di due tipi, entrambi diciamo buoni spesa, uno di origine governativa e l'altro di origine regionale. Ormai i buoni governativi risalgono sostanzialmente alla Pasqua dell'anno scorso e quelli regionali qualche mese dopo. Quelli regionali in particolar modo sono stati molto complessi, è stata una procedura molto complessa da attuare, tanto che moltissimi comuni non sono riusciti neanche a completare la rendicontazione. Lei pensi che su 390 comuni siciliani solo 28 l'hanno potuta completare correttamente? Noi fortunatamente siamo tra questi e abbiamo avuto accesso al secondo turno di aiuti che sarà distribuito nelle settimane prossime. Intanto è aperto in questi giorni, anzi adesso credo sia proprio chiuso, è chiuso il bando per gli altri buoni governativi e nei prossimi giorni li distribuiremo agli aventi diritto. Io intanto vi ricordo appunto che siamo in diretta, quindi potete anche interagire con noi sulla nostra pagina Il Punto Web e ovviamente seguirci contemporaneamente anche su GS Produzioni Video e su 01 TV. Sindaco, però diciamo in questo periodo, appunto nonostante il periodo emergenziale, però si sta andando avanti anche nel campo delle opere pubbliche. Ecco, diciamo in tal senso cosa si sta realizzando? Guardi, io avevo detto ai miei concittadini che questo secondo mandato, è passata la metà del secondo mandato da poco, questo secondo mandato sarebbe stato di realizzazione di tutte le opere che siamo riusciti a farci finanziare nel quinquennio precedente. Santa Venerina non aveva una grande storia di partecipazioni a bandi e quindi di successi in termini di finanziamento. Questa storia è stata invertita con una programmazione attenta, sfruttando tutte le occasioni di finanziamento che vengono agli enti esterni, perché i comuni possono fare poco o niente con i loro bilanci. Queste occasioni sono state tutte cercate e molte sono andate a segno, e quindi questo secondo mandato sostanzialmente vede andare a buon fine molti di questi progetti iniziati. Certo che la pandemia, senza tema di smentita, ha bruciato un anno, e questo è un mio grosso rammarico, perché molte cose avrebbero già dovuto essere in una fase
avanzata e sono invece solo alla fase di partenza. Le tre più importanti sono certamente l'intervento di recupero di parte dell'ex scuola media di Via Dragona. Una porzione di questa sarà demolita e ricostruita per allocarvi gli uffici tecnici e di protezione civile comunale, e questi lavori sono stati già consegnati alla ditta aggiudicataria dell'appalto. In via di aggiudicazione, questo è un lavoro da 1.100.000 euro, un progetto da 1.100.000 euro, e in via di aggiudicazione definitiva, è già stato aggiudicato provvisoriamente, ma devono trascorrere i tempi di legge per l'aggiudicazione definitiva, il progetto di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico di via Rettifilo, che io giudico molto importante, perché via Rettifilo aveva storicamente una scuola che da alcuni anni non ha più, perché l'edificio è inagibile, tornerà ad avere una scuola. Via Rettifilo è il cuore dell'agglomerato urbano della frazione di Linera, e secondo me la presenza di una scuola è un punto di vitalità della zona, del quartiere, e anche di, peraltro, questa ricostruzione antisismica in legno, molto gradevole esteticamente, diciamo moderna, sarà anche un'occasione di veramente di riqualificazione urbana di quell'area. E poi la terza cosa che è in corso è già parzialmente appaltata per la parte di fornitura e la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, che è stata finanziata per 1.000.000 di euro. Credo che sia in fase avanzata anche la gara per la riqualificazione dei quadri elettrici e i collegamenti, quindi saranno cambiati tutti i corpi lampada del comune. È un successo di qualche anno fa che ora stiamo mettendo in pratica. Con queste tre cose abbiamo parlato praticamente di 4.000.000 di euro, che non è poco, ma ce ne sono molte altre in pentola. Noi non ci siamo fermati, noi continuiamo a partecipare a tutti i bandi. Un mese fa circa il Ministero dell'Interno ci ha finanziato la progettazione di altre tre opere importanti, che sono un collegamento tra la via Stabilimenti e la via Quasimodo, sono l'allargamento della via Presti, un intervento diciamo di reggimentazione delle acque in via Rondinella, dove ci sono problemi diciamo idrogeologici. Quindi ci sono molte cose, più tante altre più piccole riqualificazioni urbane, posteggi. Speriamo di avere presto un successo anche nell'ambito del GAL, che ci permetterà di riqualificare l'area dell'eremo bizantino di Santo Stefano. E poi c'è già il decreto per quasi 500.000 euro per la riqualificazione del parco Oasi di Cosentini. Insomma, ci sono tantissime cose che vedranno la luce nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ci saranno poi anche delle riorganizzazioni del personale. Il tema del personale per i comuni sta diventando un tema di primaria importanza, in quanto il personale è numericamente sempre di meno e quindi necessariamente deve, già solo per questo fattore aritmetico, fare sempre più cose. Ma comunque ne deve fare di più, anche perché i compiti dei comuni tendono sempre ad aumentare. Quindi con meno persone dobbiamo fare più lavoro e dobbiamo farlo in modo più qualificato ed efficiente. Noi cerchiamo di aggiustare sempre l'assetto della macchina amministrativa in modo da raggiungere questa efficienza. A volte ci si riesce, a volte ci sono più difficoltà. Sono particolarmente soddisfatto del riassetto che abbiamo nell'ambito del verde pubblico. Poco fa vedevo alcune immagini mandate da voi, insomma si vede che il verde è più curato di qualche tempo fa.
in tutto il comune, nelle aiuole, negli spazi verdi, nel cimitero. Il cimitero è l'altro fronte su cui c'è stata qualche riorganizzazione, della quale sono anche molto soddisfatto. È giusto che i cittadini che vanno a trovare i propri cari al cimitero trovino un ambiente pulito, curato ed anche aggraziato da un po' di fiori, da un po' di verde. Mi sembra una cosa dovuta per i vivi e per i morti. Andiamo a parlare dell'altra emergenza, appunto quella che in questo periodo è l'emergenza cenere, ma insomma prodotto di un'attività parossistica dell'Etna che negli ultimi tempi diventa sempre più regolare e sistematica, quindi non più un evento, diciamo, straordinario. E, nei giorni scorsi c'è stata una conferenza dei sindaci a Zafferana Etnea, proprio perché i sindaci del circondario ionico etneo chiedono maggiore attenzione da parte del governo regionale. Andiamo a vedere intanto il servizio della conferenza, qui era presente anche il sindaco Salvatore Greco. La conferenza stampa nell'aula consiliare di Zafferana Etnea ha visto uniti tutti i sindaci dei territori colpiti dalla caduta di cenere vulcanica, che vogliono richiamare l'attenzione del governo regionale sull'inadeguatezza del milione di euro già stanziato per far fronte allo stato di crisi, data l'entità del fenomeno, forse sottovalutato dalle autorità superiori. I sindaci chiedono assicurazioni sulle spese derivanti dagli affidamenti in somma urgenza già operati e spiegano perché la cifra stanziata non è sufficiente per le innumerevoli esigenze a cui si deve fare ancora fronte. Ai nostri microfoni hanno spiegato l'impegno e i costi che l'ormai sistematica attività dell'Etna comporta. Qui a Zafferana è caduta la media di 5 kg metro quadro di cenere vulcanica e abbiamo stimato nel nostro territorio circa 40.000 tonnellate di cenere, che per raccogliere questa grande quantità di cenere lapilli diventa particolarmente complicato dal punto di vista operativo, ma soprattutto dal punto di vista economico per le amministrazioni comunali. Abbiamo già iniziato il lavoro il 28 di febbraio e abbiamo liberato solo le arterie. Alla base c'è la legge che prevede che tutto quello che viene raccolto alle strade è un rifiuto. C'è stata un'ordinanza che ha previsto una differenziazione, ciò che viene, ciò che cade sulle strade extraurbana, sulle case, sugli spazi privati è equiparato a rocce e quindi ha un costo di smaltimento intorno agli 8 euro, mentre invece quello che cade all'interno delle strade cittadine è un equiparato alla raccolta ai rifiuti stradali e ha un costo di circa 130-140 euro. Oltretutto i siti di smaltimento sono lontani e quindi anche un costo di trasporto significativo. Quindi quello che noi chiediamo è una legge che individui esattamente come gestire, non nell'emergenza, ma in un momento non in cui è possibile legiferare da parte della regione allo Stato. E l'altro aspetto che ci sia un intervento immediato della protezione civile. I altri soggetti come l'ANAS e la provincia in questa fase non sono stati presenti nel momento in cui abbiamo avuto. Io domenica 28 ho contattato l'ANAS perché il tratto di Guardia Mangano, che ricade nella loro disponibilità, doveva essere pulito. La provincia mi ha garantito che dall'indomani sarebbero intervenuti, ancora non sono intervenuti, quindi è un tema in cui tutti i soggetti devono intervenire e aiutare i comuni in questa situazione che è difficile. Già noi siamo intervenuti già da domenica mattina, i danni sono evidenti perché hanno colpito buona parte del territorio del comune di Mascali, hanno messo in difficoltà la viabilità, la salubrità dell'aria e nello stesso tempo già abbiamo iniziato già da domenica a lavorare per pulire la strada statale e abbiamo avuto l'apporto da parte della provincia, da parte della prefettura, che ha coordinato un'organizzazione per la polizia stradale che è stata presente, i carabinieri di Mascali che hanno contribuito, il nostro
comandante dei vigili insieme ai NOES che hanno coordinato quella che era la viabilità per dire alle persone di rallentare soprattutto. Nonostante tutto ci sono stati dei gravi incidenti che hanno provocato delle difficoltà e soprattutto la morte di una persona. Io ho messo in evidenza che il problema principale non è la pulizia ma sarà lo smaltimento che è condizionato da una legge nazionale che non tiene conto. Noi ci siamo dovuti attrezzare, già da ieri ci sono 8 ditte che sono state incaricate e che stanno lavorando sul territorio. È un intervento che chiaramente è rimesso solo sulle nostre spalle, è onerosissimo. Noi speriamo con forza, anzi chiediamo, che venga date risorse non assolutamente sufficienti, quelle di cui si parlava all'inizio, di 1 milione di euro stanziato dalla Regione. Ho constatato che in qualche modo, pur essendo un fenomeno che purtroppo si ripete ciclicamente, non ho notato una grande organizzazione per gestire il fenomeno. I sindaci, io per primo, mi sono ritrovato solo insieme ai miei collaboratori per tanto tempo durante la giornata ad adottare le misure del caso. Qui sembrava quasi che il problema fosse quando fosse caduto e quando poteva pesare, piuttosto che c'era un problema urgente. Motivo per cui non so chi abbia deciso, io l'ho saputo a cose fatte, che andava a chiusa l'autostrada per ragioni di sicurezza. Io non so se qualcuno ha valutato che far passare dal centro storico di Giara, che voi sapete essere estremamente denso di abitazioni e attività commerciali, far passare migliaia e migliaia e migliaia di mezzi, compresi tir, camion, autobus, dalla nazionale, che ha triturato tutti la pille anche per la salute della mia cittadinanza. Non ho visto mezzi dell'ANAS, non ho visto mezzi praticamente di autorità superiore. Abbiamo dovuto in qualche modo, attraverso delle semplici interlocuzioni telefoniche, che peraltro sono cominciate soltanto nel pomeriggio inoltrato di domenica, interlocuzioni che però dimostrano come probabilmente su questo si deve fare ancora un grande lavoro, un lavoro di coordinamento più forte che io purtroppo devo constatare non ho sperimentato. Quindi mi auguro che a ripetersi più lontano possibile di fenomeni del genere, la prossima volta si possa intervenire più tempestivamente, più incisivamente e in maniera più coordinata. E questo era appunto il servizio sulla conferenza dei sindaci che si è svolta a Zafferana Etnea. Sindaco, appunto, anche lei era presente. E come si sta gestendo questa emergenza e cosa si chiede appunto al governo regionale? Per Dio, credo che l'emergenza, direi diffusamente in tutti i comuni, è stata gestita bene e tempestivamente. Noi nel comune di Santa Venerina abbiamo avuto l'episodio grave il 28 di febbraio. Di mattina, è finito intorno alle 10, poco dopo, non ricordo, ma alle 6 del pomeriggio di domenica sul territorio comunale c'erano quasi una decina di bobcat e autocarri impegnati nello spazzamento. Quindi la tempestività non si discute. E nei giorni scorsi diciamo l'impegno è continuato con una dozzina di ditte impegnate, quindi con almeno una ventina di bobcat impegnate sulle strade. Il problema è, come al solito e come per molte altre cose, che l'impegno è solo o quasi solo dei comuni. Ma questo è un problema generale. Guardi, l'Italia sta in piedi, ma non lo dico io, lo ha detto più volte il Presidente della Repubblica, sta in piedi perché la spina dorsale dell'Italia sono i comuni. I comuni sono raggiungibili dalle persone che quindi chiedono conto, i sindaci hanno un rapporto di grande prossimità con le loro comunità, sono persone della comunità e quindi si sentono impegnati a fare l'interesse della comunità, e quindi ciò che è in mano ai comuni, bene o male, si fa. Gli altri latitanti, o quasi, il sindaco di Giarre giustamente parlava dell'ANAS,
Io le potrei parlare delle provinciali. Santa Venerina è attraversata quasi a ragnatela da strade provinciali, eppure io ho dovuto dare l'ordine di pulire le strade provinciali, col rischio che qualcuno domani mi chieda conto del perché ho fatto spendere questi soldi su strade su cui a stretto rigore non avrei neanche la competenza. Ma io non posso certo lasciare a rischio la vita dei miei concittadini, a rischio di incidenti, a rischio di inalazione di polveri dannosi per le vie respiratorie, per le mucose degli occhi. Si deve intervenire e basta. E i sindaci tutti si sono presi questa responsabilità. Anch'io ho segnalato alla provincia la necessità di intervenire, perché 5 kg di sabbia a metro quadrato non si possono lasciare sulle strade, neanche per un giorno. Eppure la provincia è venuta qualche giorno dopo a fare solo un tratto di strada a ovest di Cosentini, peraltro non andando oltre la striscia bianca che delimita la carreggiata, ha fatto queste poche centinaia di metri di strada e tutto il resto lo abbiamo dovuto fare noi. Perché vede, il problema è politico-amministrativo. Come le dicevo, il sindaco è raggiungibile. Noi che reputo abbiamo fatto benissimo, però naturalmente non tutto in un giorno. Chi ha avuto la propria strada pulita il terzo, il quarto giorno, è venuto da me a dire: ma come mai la mia ancora non è fatta? Perché le persone sanno dove cercare il sindaco. La provincia non esiste nella percezione delle persone, perché non ci sono i consiglieri provinciali, non ci sono gli assessori, non c'è il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana non è percepito come il capo della provincia, e quindi le persone non hanno chi cercare. In questa assenza, in questo vuoto politico, l'ente si permette anche di non fare ciò che dovrebbe fare. Peggio che andare di notte per la regione. Diciamo, riprendo le parole del sindaco di Riposto, che ha usato un'espressione che mi è piaciuta, e ha detto: io faccio un intervento non polemico, ma critico, sì. Ecco, io le sottoscrivo. Io non voglio fare un intervento polemico. Io, guardi, faccio il sindaco da quasi 8 anni, non ho mai usato la mia posizione per attaccare un governo né regionale né nazionale, per fare polemica, per fare dibattito politico fino a se stesso. Io non sono segretario di partito, non sono un elemento di punta di nessun partito, quindi il mio lavoro è amministrare il mio territorio. E quando amministrando il mio territorio rilevo che gli enti che mi devono dare una mano non ci sono, io lo dico. La regione e la protezione civile, diciamo che sono state un pochino lente a percepire l'entità del fenomeno. La conferenza stampa di lunedì scorso l'avevamo indetta ai sindaci di Santa Venerina, Zafferana e Milo, interessati tutti e tre dal fenomeno del 28. Poi la domenica 7, quindi il giorno prima della conferenza stampa, c'è stata la precipitazione su Giarre e sugli altri comuni, e quindi siamo diventati di più, sono intervenuti anche quelli che avevano subito il fenomeno nei giorni precedenti. In particolare però il fenomeno del 28 è stato non solo sottovalutato, quasi non è stato considerato. Solo l'aggravarsi, il precipitare la situazione giorno 7 ha un po' destato l'attenzione della regione, che ahimè se ne esce con la promessa di 1 milione, che è poca cosa. Io voglio sperare che gli altri soldi dovrà metterli il governo regionale, quindi per carità sono contento che arrivino dalla cassa centrale e non solo da quella regionale, però la misura, la scala di grandezza è tutt'altra. 1 milione serve, diciamo che una buona parte di questo milione serve per noi, ecco, per essere chiari, perché noi abbiamo fatto affidamenti in somma urgenza. Io adesso non le so fare un rendiconto preciso, però affidamenti che valgono centinaia di migliaia di euro, solo noi, e finalizzata ad un
ad un deposito provvisorio. Poi c'è tutta l'altra parte dello smaltimento, che quindi significa muovere un'altra volta questa enormità di metri cubi di sabbia accantonata, significa trasportarla, significa conferirla con dei costi importanti. Quindi siamo all'inizio e non abbiamo, siamo all'inizio non solo perché non abbiamo ripulito tutto il paese, ma perché, come vede, ci sono molti altri passaggi che vanno dopo lo spazzamento. E questo per quanto attiene il pubblico, e non considerando che dobbiamo ancora pulire tette di edifici pubblici, di scuole, di palestre, piazzali e quant'altro. Poi ci sono i privati. È come se su di loro non fosse caduto niente. Cioè nessuno parla dei privati, eppure hanno dovuto spendere centinaia di euro a famiglia per ripulire i tetti. E comunque sì, la loro azione ricade anche su quella pubblica, perché naturalmente non sanno come smaltire la sabbia e quindi viene depositata davanti alle abitazioni e noi l'abbiamo raccolta, la gran parte l'abbiamo raccolta in occasione della pulitura delle strade, l'altra che è, diciamo, messa in sacchetti, la stiamo anche raccogliendo. Ma è un lavoro infinito, veramente. Io ogni mattina esco di casa e mi pare di vedere il paese quasi come il giorno prima, ma non perché non si fa nulla, ma perché è un fenomeno talmente gigantesco che sembra a tratti inattaccabile. Certo, capiamo bene, appunto, adesso è un problema appunto anche in termini economici, come abbiamo detto, molto importante. E in chiusura, in maniera breve, poi magari ci torneremo un'altra volta, diciamo che Santa Venerina, come sappiamo, ha vissuto il sisma, il famoso sisma di Santo Stefano. Come mai la ricostruzione stenta a ripartire? Perché sono state presentate poche pratiche, appunto, soprattutto poche pratiche dai privati? E lei mi chiede di essere breve su un tema che invece meriterebbe, meriterebbe molto spazio. Diciamo, torneremo sicuramente. Sì, diciamo questo, che io sono un po' critico nei confronti delle azioni che sono state intraprese dal commissario delegato, dal commissario straordinario per la ricostruzione, nel senso che non può certo pensarsi che non ci siano le case da riparare, ci sono. Non può certo darsi tutta la colpa ai tecnici, che sono quelli che comunque in altre occasioni, bene o male, hanno portato avanti le ricostruzioni. Allora, che cosa c'è? C'è che probabilmente non si sono adottati i provvedimenti normativi, cioè le famose ordinanze per la ricostruzione, così, diciamo, le più agevoli per avviare la ricostruzione. Naturalmente questo tema meriterebbe di essere affrontato anche in contraddittorio con il commissario. Io non voglio fare un monologo su questo, quindi se ci sarà l'occasione ne sarò felice. Però guardi, il dato semplice è questo, che noi siamo usciti anche dalla ricostruzione del 2002. Il terremoto è stato il 29 di ottobre del 2002. L'11 giugno del 2003, quindi 7 mesi dopo, c'erano pratiche presentate. C'era un'ordinanza, quella dell'11 giugno, appunto, e dopo 30 giorni, per la verità, c'erano pratiche presentate. Nel settembre del 2003, quindi meno di un anno prima del terremoto, le pratiche che poi sono andate a finanziamento e hanno portato alla ricostruzione erano tutte presentate. Quindi meglio di come sta andando certamente si può fare. Allora, in estrema sintesi, poiché veramente il dato più pregnante qual è? Che si è voluto adottare in questa ricostruzione il modello L'Aquila.
cioè basandosi sulla scheda parametrica, che è questione che non possiamo approfondire in breve. Io credo che questa adozione del modello L'Aquila non sia stata una grande buona idea. Guardi, il modello L'Aquila, in particolare la scheda parametrica, non è stato replicato neanche in nessuno di tutti gli altri terremoti che si sono verificati in Italia e di tutte le altre ricostruzioni dall'Aquila in poi. Quindi, se nessuno nel centro Italia, a Ischia, da nessuna parte ha voluto riprendere quel modello, diciamo che forse noi che abbiamo voluto per forza riprenderlo, visti i risultati, qualche domanda ci dobbiamo fare. Sindaco, ci torneremo sicuramente sull'argomento, appunto, e noi intanto la ringraziamo perché insomma gli argomenti di cui parlare ogni volta sono davvero tanti, perché segno anche insomma che l'attività amministrativa, la vita amministrativa è particolarmente viva e vivace. Questo una cosa è sicura, che i sindaci non si annoiano. No, questo sicuramente no. Bene, io la ringrazio per essere stato con noi e ci rivediamo allora presto. Grazie, grazie a voi. Greco, e buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sera. E adesso stacchetto e poi seconda parte del nostro programma. Cambiamo completamente argomento, adesso andiamo a collegarci con un'attrice, Giulia Fiume. Ciao, buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao Giulia, io sono particolarmente contenta che hai accettato l'invito, nonostante appunto tu sia particolarmente impegnata, quindi insomma hai fatto un po' di salti mortali per ritagliare questi 10 minuti e quindi ti ringraziamo. Ci mancherebbe, piacere mio. Allora, Giulia Fiume, la conosciamo già bene, è un'attrice siciliana, appunto originaria di Fiume Freddo di Sicilia, che si è fatta conoscere nel panorama nazionale, si è diplomata giovanissima all'Accademia Atman di Catania, all'età di 20 anni poi si è trasferita a Roma, attrice di teatro, ma un'artista a 360 gradi, in TV l'abbiamo vista nella serie Sotto Copertura 2, firmata da Giulio Manfredoni, a seguire poi in Don Matteo 11 e in A un passo dal cielo 5. Attualmente è entrata nelle nostre case grazie alla miniserie TV Rai, di Rai 1, appunto, Le indagini di Lolita Lobosco, ove è la sorella appunto di Lolita, Carmela. Quindi esatto. Come sei arrivata a questa miniserie? Ecco, qual è stato il percorso che ti ha portato poi, ecco, ad affiancare teatro e TV? Beh, allora, sono arrivata attraverso dei passaggi che sono standard per quanto riguarda gli attori, quindi sostenendo dei provini, due in questo caso specifico, forse tre, no. Due, e poi successivamente ho ricevuto l'ottima notizia e quindi sono stata integrata in questo super cast dove appunto interpreto Carmela, che è la sorella di Lolita Lobosco, interpretata magistralmente da Luisa Ranieri, e con questa madre eccentrica che è altrettanto magistralmente eseguita da Lunetta Savino. Diciamo, l'iter in questo caso è stato questo. Per quanto riguarda invece la mia storia, appunto dalla Sicilia poi mi sono trasferita a Roma dopo 5 anni di accademia, con una preparazione di tutto rispetto, e nonostante poi abbia continuato il mio percorso di studi, perché mi sono poi laureata in comunicazione, ho preso un master in scrittura per cinema e televisione, mi sono appunto portata avanti a livello professionale da artista, e da lì insomma ho fatto un po' di esperienze di cui sono molto soddisfatta, tra teatro, la televisione è arrivata solo dopo, e
E vediamo, ecco, cosa succederà. Questo non ci sono certezze, tra virgolette, nel mio mestiere, per cui una cosa a cui ci ha abituato, che ho potuto appunto riflettere attraverso un'intervista, è che siamo abituati alle attese, per cui sicuramente non è il Covid a preoccuparci, sicuramente ci ha stancati ferocemente, quindi anch'io faccio parte di quella categoria di persone esauste, e soprattutto da questo rilancio della zona rossa che mi ha demoralizzata. E appunto, come sappiamo, i lavoratori dello spettacolo sono particolarmente colpiti, diciamo, tutti i lavoratori sono colpiti, ma la categoria appunto dei lavoratori dello spettacolo sta molto risentendo chiaramente di questo. Ormai oltre un anno di chiusura dei teatri, e quindi è una situazione che, insomma, particolarmente grave. È una situazione scoraggiante, perché dopo un anno, cioè, nel senso, io sono assolutamente convinta che il Covid ci sia. Ho visto, purtroppo ho saputo di persone che sono venute a mancare proprio per via di questa orrenda malattia che procede e non sembra non arrestarsi mai. D'altra parte, se effettivamente ero fiduciosa, perché inizialmente questi dati raccontavano positivamente il fatto che, seppur contingentati, seppur con le doverose cose che andavano fatte prima di, insomma, entrare in un luogo al chiuso, i teatri, come anche, insomma, i musei, come, insomma, tutti questi luoghi che sembravano essere assolutamente inaccessibili, non si erano dimostrati tali all'inizio, anzi c'era grande cautela, anzi forse più semplice. Devo dire che questo rilancio del 27, insomma, io ci contavo particolarmente, anche perché a un certo punto finisci una carica, cioè se non finalizzi, no, la tua creatività. Quindi io poi sono una particolarmente attiva, reattiva, neanche in quarantena mi sono fermata, abbiamo firmato una serie, una sitcom sul web, per cui... Infatti, è arrivata intanto una domanda Grazia Sgroi, che dice: come hai impiegato quest'anno di stop? Appunto, dicevi... Ma lo stra impiegato in realtà, perché abbiamo prodotto questa sitcom che abbiamo appunto di cui ho curato la scrittura insieme a Francesca Bellucci, e poi ho partecipato in veste di attrice. Poi abbiamo adesso, proprio ultimamente, abbiamo purtroppo curato la ripresa di questo spettacolo teatrale che avrebbe dovuto debuttare il 4, ma poi, insomma, non è andata come doveva, e quindi ci siamo rimandati a ottobre, sperando che stavolta non ci siano problemi. E nel frattempo appunto ho girato la serie Lolita al Bosco, e quindi in realtà ferma non sono stata. Poi ci portiamo avanti con delle lezioni, io tengo delle, chiamiamole, classi, non mi permetto però di introduzione alla recitazione, per cui ho delle ragazze che mi seguono da un anno, che fortunatamente, cioè, ci sono, ma non tanto, non è la questione, non è il profilo economico, è proprio la questione di abbiamo necessità di fare, cioè questa inattività ci sta spegnendo lentamente, cioè spegne la nostra creatività, e questa cosa comincia a essere veramente insostenibile. Poi io non ho faticato minimamente in quarantena, ero stanchissima, avevo lavorato tantissimo, per cui mi sono occupata di me con grande gioia, ho portato avanti le mie cose, mi sono riposata, cioè non... Ma l'idea che qualcosa comprometta il mio agire, che sia fuori dal mio controllo, oltre quello che già fa parte del nostro mestiere, che appunto è l'attesa, che appunto è il dover aspettare l'occasione, cioè, insomma, siamo abituati ad attendere, però a questo punto è veramente diventato troppo. Cioè, se troppo. Fosse sì, decisamente troppo. Cioè, ogni volta c'è questo rilancio alla chiusura, che tu dici: ok, allora non c'è una fine, e in prospettiva a me il vaccino toccherà, per fortuna, da una parte, nel senso che ho 33 anni, per cui mi toccherà tra un anno; d'altra parte, se tra un anno mi tocca questo vaccino, cosa deve significare? Comincia ad essere pesante, pesante.
Giulia, tornando appunto alla serie per la regia di Luca Miniero, appunto le indagini di Lolita Lobosco, in Carmela, nel personaggio di Carmela, quanto c'è di Giulia? Beh, è sempre una domanda complessa, nel senso che, cioè, secondo me attingi emotivamente da cose che conosci e poi costruisci un personaggio esteriormente, passatemi il termine, che non racconti nulla di te, per cui Carmela è, diciamo, la composizione, la mescla di questi di queste cose che insieme combinate fanno lei. Di me c'è il sud, di me c'è l'aspetto comico, cioè nel senso è il primo personaggio comico in cui mi sfido, è un commedia in questo caso, per cui sono molto contenta. Sono contenta di quello che vedo, anche dei risultati. Luca Miniero è un regista incredibile, ha avuto grande cura e ha valorizzato, secondo me, ciascun personaggio in questa serie. Nessuno può dirsi scontento ed effettivamente il pubblico ha ripagato questi nostri pensieri perché ha fatto un grande successo. Sì, è stato un grande successo. E dicevi appunto, c'è il sud. Da siciliana però ti sei trovata a recitare un altro dialetto. Sì. Quanto è stato difficile? Quanto è difficile? Allora, è sempre difficile, nel senso che io, però ecco, il mio modo di approcciarmi ai dialetti riguarda i suoni, per cui avendo una... probabilmente una... sono sempre stata... mi è sempre piaciuto ascoltare i dialetti e riproporli quando era il caso, per cui un po' di esercizio chiaramente è stato necessario. Abbiamo avuto anche un coach sul set che ci dava delle dritte, ma ancora prima io mi ero fatta mandare delle note audio da amici pugliesi e quindi quando si è trattato di fare il provino, insomma, mi ero preparata. Poi da lì è un po' capire come funziona, no? È un po' anche il dialetto ha una sua matematica, una sua logica, per cui quando entri in quella roba poi capisci un po' come funziona, anche se è stato molto molto criticato da parte di tutti. E poi comunque avevo Lunetta di fianco che da ottima barese, insomma, è stata... Era subito pronta a suggerirmi come meglio dire qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Intanto Graziella Sgroi aggiunge tantissimi auguri perché al più presto lei, che tutti conosciamo come una bella e brava professionista, e tutto il mondo dello spettacolo possiate tornare a svolgere la vostra bellissima professione. Grazie, ce lo auguriamo. Tutti. E in chiusura, Giulia, appunto sappiamo che domenica ci sarà quest'ultima puntata di questa miniserie. Sarà una conclusione oppure non lo so, oppure magari... Ma in realtà, no, viste, insomma, quando proponi qualcosa di inedito, chiaramente corri comunque un rischio, nel senso che non sei mai certo... Nonostante ci possa essere tutto quello che può essere gradito a un pubblico, non sei mai certo che sia, insomma, una cosa che vinca. In questo caso lo è stata, per cui è probabile che si investirà in una seconda stagione. Cioè, non ve lo do per certo, perché anche quando se ne è parlato in passato, poi magari non è successo. Però, insomma, sicuramente sarà una cosa discussa, immagino, in Rai. E per il finale... Sì, dicevo, dico, ci puoi dare qualche anticipazione? Qualche anticipazione ve l'ha data in qualche modo già il trailer, nel senso che nel finale parliamo molto più di famiglia, quindi io e Lunetta saremo probabilmente più presenti, nel senso insieme chiaramente a Lolita, perché è rimasta in sospeso la questione di questo padre, che è appunto contrabbandiere, morto, non è mai stato chiarito come e perché, per cui finalmente sveleremo le ragioni. Ma ci sono anche delle altre cose che compromettono, insomma, la serenità degli elementi della famiglia, perché insomma questa situazione del bread and break, come lo chiama mia madre, ci sfugge un attimo di mano per tutta una serie di ragioni, per cui scoprirete domenica che cosa accadrà.
Scopriremo infatti domenica il resto. E, Giulia, ci sono progetti futuri, progetti che stai portando avanti? Possiamo con questi chiari di luna non saprei che dirvi, nel senso che è veramente, veramente molto, molto difficile, è un periodo delicatissimo, per cui non puoi fare affidamento su niente. Se ci sono serie che stanno partendo, magari che dicono partiranno tra poco, che sono in cantiere da anni, c'è un, a questo punto, un avvicendarsi di prodotti finiti che devono ancora essere, come dire, mandati in onda, messi in onda, non vi dico del cinema, per cui è una condizione abbastanza complessa e di stallo, decisamente. Dirvi di quello che accadrà a questo punto non lo so. Spero vivamente che, sbloccandosi questa condizione, si sblocchi il resto e che quindi io possa darvi delle buone notizie magari alla prossima occasione. Lo speriamo, infatti speriamo di riaverti con noi e magari per un'intervista più approfondita proprio sulla tua, su tutta la tua carriera. E grazie a Giulia. Grazie a te, Rita. Con noi. Quindi ci vedremo, la vedremo insomma domenica su Rai 1 con l'ultima puntata di Le indagini di Lolita Lobosco. Grazie. Vi aspetto. Tantissimi auguri. Grazie mille. Giornata. Bene. E adesso cambiamo totalmente argomento. Oggi passiamo così da un argomento all'altro, così ad incastro, e subito. Eccola, è arrivata. Buonasera, Ah, non saltiamo quindi la rubrica questa settimana, pensavo che la evitavamo felicemente. Assolutamente no, assolutamente no, completamente. No. Io qua sto per lei, ma ha voluto lei, grazie. È lei che mi supporta. Ma perché sbuca all'improvviso come vampiri, tipo? Perché ce l'ha presente la canzone, io sono come in tutti i luoghi, in tutti i laghi, ce l'ha presente? Una cosa del genere, insomma. Ho capito. Allora, come sta? Lei, dottoressa, è l'unica psicologa che invece di dare serenità mette ansia. Io proprio sento, percepisco quest'ansia proprio. Quindi lei è una persona inquieta, abbiamo capito. Quindi io sto prendendo appunti nella mente, nel frattempo. No, di solito non lo sono, però lei, diciamo che non mi fa stare serena. Ah, e quindi lei ha i famosi scheletri nell'armadio di cui abbiamo parlato la scorsa volta, ti ricorda? Ma perché mi deve mettere in bocca parole che non ho mai detto? Perché lei non le dice, però le pensa. Le assicuro di no. Quindi lei mi vorrebbe fare credere che lei dice sempre quello che pensa? No, non sempre, dipende. Dipende, ha visto. Quindi lei mente sapendo di mentire, lei mente. Ma io come devo fare con lei? Come? È sicura che lo vuole sapere veramente? Sì, come? Lo vuole sapere? No, meglio di no, guarda, no, non lo dico nemmeno. No, effettivamente meglio no. Passiamo all'argomento di oggi, che è meglio, prima di infilarci, diciamo, in un buco da cui risulterebbe difficile poi uscire. Quindi lei, parlando di buchi, è una depravata, io l'ho sempre sostenuta la scorsa puntata, lei si nasconde, io l'ho capita lei. Ma io che ho fatto di male, che ho fatto di male? Guarda che lo viene a chiedere a me, lo sa lei quando esce dalla fuori che cosa è che combina. Ma lei, perché ce l'ha con me? Cioè che cosa è che le ho fatto? No, niente, per fortuna lei non mi ha fatto niente, altrimenti se ne accorgerebbe. Oggi parliamo dell'argomento di oggi, parliamo di quegli uomini che quando escono con le donne fingono di essere veramente interessati, ma fingono proprio di essere interessati a quello che dicono, semplicemente perché vedono le tette belle grosse. Più le tette sono grosse, più si fingono interessati, capito? Dottoressa, ma non è che è così, cioè voglio dire, il mio ex ragazzo era interessato a quello che dicevo. Ecco, mo si faccia due domande, perché è ex ragazzo, appunto. In ogni caso, tutti gli altri anche. Scusi, con tutti gli altri, ma perché quanti sono? Ma che stiamo giocando al gioco là di Raffaella Carrà in televisione, si ricorda? Quanti fagioli ci sono nel baratto? Ma perché quanti ce n'ha avuto lei? Abbia pazienza. No, cioè, non è che
sono stati tantissimi, però tutti quanti, diciamo, al primo appuntamento quantomeno erano molto interessati. E che misura di reggiseno porta? Una quarta. Ecco, la spiegazione scientifica, guardi. Più grosse sono le tette, più interesse c'è al primo appuntamento, al primo incontro. Il problema, cara Rita, si pone quando queste al secondo appuntamento si rendono che quello non è tutta farina del nostro sacco, ma è merito del push-up e dei pesciolini che ci stanno dentro il push-up, capito? Ah, ma io devo fare un ringraziamento particolare. Allora, devo fare, sono veramente molto contenta perché devo dare due punti di merito a proposito di push-up, perché ho visto che mi ha fatto una quarta misura abbondante che manco coi pesciolini, questi entro veramente nella realtà. Questo le volevo dire, apprezzato lo scomicon che le ha dedicato l'artista Edoardo Puglisi, cioè è stata addirittura oggetto d'arte, proprio ispirazione per un artista, dottoressa. Lo ringrazio per questo, lo ringrazio perché mi ha tolto anche quei 5-6 kg di troppo, perché erano molto carini. Un disappunto, però io lo devo fare, mi scusi. I capelli, sono tra il cantante Christian degli anni 80, ce l'ha presente, non so se avete una fotografia di questo cantante. Cioè, ma fate le... Ah. Ecco. Io sono a metà tra Christian e Brigantoni, praticamente. Ho fatto dei capelli un pochettino così, va, tipo barboncino. Però vabbè, ora rivediamo anche la vignetta, giustamente, per chi non se la fosse persa prima. Andiamo a vedere, facciamo questo confronto. Però l'assomiglia un po'. Ma guarda che belle tette che mi ha fatto, che bello. Si concentra solo sulle tette, cioè. E capisci che man mano che vanno gli anni, e se vederle così sode almeno le lavagnette, diciamo, è una bella soddisfazione, perché lei capisce che andando avanti con gli anni, a noi le cose scendono, anche ai maschietti, ma noi scendono sopra, i maschietti scendono sotto, ma non andiamo qui, insomma, a stare nello specchio. Però, dottoressa, hai evidenziato la villa in Costa Azzurra di cui ci parla. Tanto, guardi, mi manca veramente. L'ha ripetuto così tanto che addirittura, cioè, viene riportata, cioè, non è proprio bello, no? Quelli che hanno, allora, Briatore che c'ha il jet privato, che c'ha la Rolls Royce, si deve vergognare perché è così. Non mi vergogno. No, però, insomma, non è che ha riportato e con suo consiglio, magari, cioè ha riportato proprio questa cosa che batte. No, io lo posso dare, cara Rita, il consiglio. Se volete la villa in Costa Azzurra, fate come me e evadete le tasse. È molto semplice, non pagate le tasse, fate la vostra cosa in nero e che ci vuole un attimo, non è che... Ma come pensa che molti se le sono fatte le ville, le cose, intestate alla moglie, intestate alla nonna morta nel 500? Però non possiamo dare questi messaggi, dottoressa, noi non li possiamo... No, noi non li possiamo dare, però... No. Silenzio. Oh. Bene, io sono, insomma, la posso salutare anche per questa settimana. Quello che è contento che mi può salutare, quello che è contento, la posso salutare finalmente. No, non posso trovarla stavolta, invece proprio la vignetta, tutto congiura. Va bene, dottoressa, ci vediamo la prossima settimana. E se Dio vuole. E se Dio grazie vuole. Grazie a tutti, alla prossima settimana. Buonasera, grazie alla dottoressa Eva. Adesso una piccola pausa con lo stacchetto e poi un altro argomento. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. E adesso
Passiamo all'intervista di un altro sindaco, quello di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, che è anche deputato dell'Assemblea regionale siciliana. E, abbiamo registrato questa intervista proprio perché insomma, il sindaco non c'era in serata, quindi l'intervista in questo caso è registrata. La mandiamo. Giudice, ok. Ci troviamo con il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, nonché deputato ARS. Sono giorni di particolare lavoro, ma sindaco, diciamo intanto come sta andando in questo periodo, come è andata nel periodo di emergenza Covid, periodo di pandemia che peraltro ancora non si è concluso, come sta procedendo a Santa Teresa? Ma in questo momento fortunatamente procede tutto bene, non abbiamo un numero elevato di contagi, considerando che la nostra comunità è una comunità di 10.000 abitanti, abbiamo soltanto 5 persone che in questo momento sono risultate positive al Covid. Devo dire che tutto sommato, a parte un picco avuto subito dopo il periodo natalizio, per il resto durante tutto il periodo della pandemia siamo gestiti a contenere i contagi grazie anche al senso di responsabilità che hanno avuto i nostri concittadini. È chiaro che noi stiamo continuando comunque ad essere presenti, ad assistere la popolazione in tutto e per tutto. Abbiamo emanato un avviso ulteriore, l'ultimo in ordine cronologico, circa 15 giorni fa per l'erogazione di ulteriori buoni spesa e adesso siamo pronti a farne un altro. Siamo uno dei 28 comuni siciliani che è riuscito a rendicontare tutte le somme che ci sono state assegnate a ricevere un ulteriore contributo del 30% anche da parte della regione siciliana, quindi sostanzialmente lungo tutto il periodo siamo riusciti sempre a dare assistenza alla popolazione, insomma, in maniera credo ottimale. E appunto per quanto riguarda l'assistenza, per quanto riguarda gli aiuti che sono stati dati anche ai cittadini, magari alle fasce deboli, come ci si è comportati? Ma noi abbiamo erogato una serie di abbiamo svolto una serie di attività e quindi abbiamo erogato una serie di contributi. Lo abbiamo fatto attraverso i buoni spesa, sia da parte che ci sono provenuti sia da parte dello Stato che da parte della Regione, li abbiamo spesi praticamente tutti, adesso stiamo erogando anche la seconda tranche. Abbiamo poi istituito un conto corrente comunale dove ognuno è stato libero di effettuare le proprie dotazioni, abbiamo raccolto circa 10.000 euro, poco più di 10.000 euro, che sono state utilizzate per affrontare delle emergenze che magari non erano previste all'interno del quadro di riferimento normativo sia dagli aiuti statali che dagli aiuti regionali, quindi con dei contributi specifici per pagare l'affitto piuttosto che bollette della luce e quant'altro. Abbiamo esentato i nostri concittadini dei tributi locali per quanto riguarda la spazzatura, la Tari del 66%, sono state esentate tutte le attività commerciali. Abbiamo messo in campo un'iniziativa di Natale solidale destinando 60.000 euro a tutti che sono stati suddivisi a tutti i concittadini che ne hanno fatto richiesta in dei voucher che hanno potuto spendere presso le nostre attività commerciali, quindi abbiamo messo anche un circolo virtuoso che ha dato una boccata d'ossigeno alle nostre attività commerciali, ma che ha dato anche la possibilità di fare acquisti durante il periodo natalizio ai nostri concittadini. Abbiamo previsto anche un contributo una tantum per quelle attività commerciali che sono rimaste chiuse durante il lockdown, che ha avuto anche questo un buon successo. Insomma, le iniziative messe in campo sono state tante, tra queste anche la spesa sospesa, un'altra attività che abbiamo svolto presso le attività commerciali, supermercati in modo particolare, dove con delle donazioni che venivano fatte i cittadini potevano dare la possibilità a chi sta peggio e quindi a chi aveva difficoltà di poter ricevere dei buoni spesa, insomma dei pacchi spesa che sono stati particolarmente gradivi. Insomma, le iniziative messe in campo sono state tante. Io avevo promesso all'inizio della pandemia che nessuno sarebbe rimasto solo. Credo che siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. E al di là appunto del periodo pandemico, si sta procedendo anche sul fronte lavori pubblici e opere pubbliche. Come?
Sì, ovviamente la pandemia non ci ha fermato da questo punto di vista. Noi abbiamo la fortuna di essere un comune che soltanto in questo anno ha in appalto e quindi tra lavori in corso e lavori da mandare in gara opere pubbliche per quasi 30 milioni di euro. Abbiamo inaugurato a dicembre il nuovo stadio comunale, campo da calcio e campo da tennis, una vera chicca nella nostra riviera ionica messinese. Stiamo portando avanti i lavori per la realizzazione di un polo sociosanitario con un finanziamento di 1.700.000 euro, stiamo ristrutturando la scuola elementare più importante, l'adeguamento sismico della scuola elementare più importante che abbiamo nel nostro comune, con un altro finanziamento di 3 milioni di euro. Stiamo realizzando un nuovo liceo classico e scientifico, una struttura nuova, un altro finanziamento ricevuto dal Ministero per 5.500.000 euro. Abbiamo in corso una serie di opere pubbliche di mitigazione del rischio idrogeologico e quindi di messa in sicurezza del territorio che riguardano i nostri torrenti per complessivi 6 milioni di euro. Stiamo ristrutturando e adeguandolo a norma la nostra palestra comunale, anche per questa i lavori sono in corso e sono stati aggiudicati anche i lavori per quanto riguarda sistemazione della nostra spiaggia, il ripascimento e la realizzazione di pennelli oltre che della barriera soffolta per ulteriori 10 milioni di euro. Queste sono alcune delle più importanti. Poi ci sono delle opere minori che riguardano le strade provinciali, riqualificazione urbana, parchi giochi inclusivi e quant'altro che non cito, però sicuramente con le opere pubbliche andiamo avanti, anche perché è chiaro che la pandemia non ci può e non ci deve fermare, e di questo voglio ringraziare anche i miei uffici che mi danno la possibilità comunque di riuscire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sindaco, invece ci sono delle criticità che permangono a Santa Teresa e che ancora non sono state, diciamo, risolte. Ma sempre ci sono delle criticità e noi stiamo lavorando su tutti i fronti. Si immagini che noi siamo destinatari di un finanziamento per la realizzazione dello svincolo autostradale a Santa Teresa di Rima, un finanziamento che abbiamo ottenuto 3 anni fa e che stiamo portando avanti. Proprio abbiamo avuto una conferenza dei servizi con il CAS e con la città metropolitana. È chiaro che lì, per esempio, la criticità è rappresentata dalla tanta burocrazia. È pur vero che siamo, penso, il primo comune in Italia ad essere promotori della realizzazione di uno svincolo autostradale. Quando siamo stati al Ministero ci hanno preso un po' per pazzi, però è pur vero che siamo riusciti a ottenere il finanziamento, abbiamo un progetto esecutivo e abbiamo avviato tutte le fasi propedeutiche. È chiaro che la burocrazia in questo non ci aiuta, nel senso che comunque la troppa burocrazia, la necessità di troppi pareri spesso diventano un ostacolo insormontabile, però noi, come dico sempre, dobbiamo essere determinati ad andare avanti e a cercare di raggiungere quanti più risultati possibili per migliorare la vivibilità non solo della comunità di Santa Teresa ma dell'intero comprensorio, anche perché Santa Teresa è baricentrica anche rispetto a quello che poi è il contesto urbano dei comuni limitrofi. Santa Teresa anche la conosciamo anche per la splendida spiaggia e il mare, bandiera blu nel 2020, come ci si sta preparando alla stagione estiva? Ma ovviamente ci sono tante incertezze anche rispetto a quelle che saranno le disposizioni sia regionali che nazionali. Noi già da 4 anni siamo uno dei 6 comuni siciliani ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento di bandiera blu. Abbiamo richiesto anche per il 2021, ovviamente abbiamo partecipato nuovamente al programma della FE Italia e speriamo di rientrare anche per il 2021 in questo importante riconoscimento. Questo ci consente di attrezzare la nostra spiaggia con un investimento importante di circa 200.000 euro annui che vengono utilizzate per la realizzazione di 40 isole ecologiche per la raccolta differenziata, 40 punti doccia in spiaggia, vengono realizzate le torrette per i bagnini per il servizio di salvataggio, vengono collocati i bagni chimici, abbiamo la possibilità di avere delle sedie job che consentono anche ai disabili
disabili di poter accedere proprio fino all'arenile, e realizziamo 40 ingressi con 40 passerelle che danno la possibilità di accedere anche a passeggini, carrozzini in assoluta serenità. Santa Teresa come spiaggia anche sede della Bow Beach, un'area attrezzata per gli amici a quattro zampe, con una zona di agility e una zona in più di relax, e l'area frontistante a questa Bow Beach, che è circa 500 metri quadri, viene utilizzata anche per la possibilità di fare il bagno con gli amici a quattro zampe insieme alla, ovviamente alla, ai padroncini. E quindi credo che a livello di spiaggia sicuramente oggi siamo uno dei comuni più all'avanguardia, grazie anche a questo processo di rinnovamento, di impegno che abbiamo voluto portare avanti negli anni, che devo dire ci ha premiato e ha premiato la nostra comunità, ma soprattutto anche per quella che è la salubrità del mare, delle acque, che grazie anche alle correnti spesso ci consente di avere una situazione ottimale. Lei, sindaco, è anche deputato ARS e anche fa parte della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, della quinta commissione. E, che tipo di lavoro si sta facendo, soprattutto in questi giorni, in assemblea regionale? Ma in questo momento abbiamo in discussione la finanziaria regionale, credo che sia uno dei momenti più delicati o che l'Assemblea si ritrova ad approvare. Io sono promotore di diverse iniziative anche all'interno della stessa finanziaria. Una su tutte riguarda la stabilizzazione dei lavoratori ASU, parliamo di 4.571 lavoratori in Sicilia che da oltre 20 anni vivono una condizione che non si può neanche definire di precariato, perché ricevono semplicemente un contributo mensile per l'attività che svolgono, attività che negli anni però è diventata fondamentale sia all'interno degli enti locali ma anche all'interno di enti regionali piuttosto che delle ASP. Dopo un percorso iniziato 3 anni fa siamo riusciti a farli fuoriuscire da quella che era la schiavitù delle cooperative, che spesso li tenevano sotto scacco, e a farli transitare presso gli enti utilizzatori. Quest'anno contiamo di fare all'interno della finanziaria un ulteriore passettino in più attraverso una stabilizzazione, e quindi con l'emendamento di cui io sono primo firmatario riusciremo probabilmente a stabilizzarli in modo definitivo, a regalargli un contratto, a regalargli, mi permetto di dire, una degnità che non hanno avuto in tanti anni. A questo si aggiunge poi un altro emendamento che ho presentato, che riguarda gli operatori stagionali, che sono rimasti, diciamo, fuori da tutti gli aiuti che nel tempo si sono avuti, e anche qui abbiamo stanziato 10 milioni di euro. È stato approvato l'emendamento in commissione quinta ma anche in commissione bilancio. Inizieremo la discussione in aula nei prossimi giorni e speriamo di portare a buon fine anche questo intervento. Bene, in chiusura, sindaco, torniamo a Santa Teresa, insomma, c'è qualche altro progetto che bolle in pentola, qualcosa che avete in cantiere, che realizzerete nell'immediato? Ma sicuramente un altro progetto importante è l'efficientamento energetico del municipio, che i lavori anche di questo intervento sono in corso. Abbiamo presentato istanza di finanziamento per realizzare un campetto polifunzionale con il bando sport e periferie. Abbiamo presentato una richiesta di finanziamento per un progetto Educare in Comune, che ci consente di svolgere l'attività per i servizi sociali e per i bambini disabili. Insomma, tante opere in cantiere che speriamo vedano la luce. Continuiamo a lavorare anche rispetto a quelle che sono le esigenze di migliorare e far crescere la nostra comunità. Bene, sindaco, io la ringrazio per il tempo dedicato, ci so che è molto impegnato appunto tra il lavoro di purtroppo sindaco. Le due cariche mi impegnano molto, ma lo facciamo con grande passione. Infatti, e quindi grazie, insomma, e buon lavoro, e speriamo, insomma, di ritrovarci sempre con notizie più positive possibili. Grazie a Danilo Lo Giudice e buona serata. Grazie a voi per l'invito. E questa era appunto l'intervista al sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, che ci ha parlato di come procede l'attività amministrativa a Santa Teresa e poi anche dell'attività da deputato ARS.
Adesso cambiamo argomento, l'avevamo annunciato. No, telefono di nuovo. Ma pronto, così non si può veramente. Pronto. Sì, io operatore H24, se per sé corre stato i due periodi, come tu puoi chiamare me Camilla. Ma lei non ha altre persone da torturare oltre me? Certo, io ho tante persone da torturare, lei non è l'unica mia cliente, ma è quella mia preferita, più affezionata io. Certo, figuriamoci se mi odiava, che faceva? Lei mi spilla soldi peggio di un amante. Ah, lei è amante? No. No? E allora perché parlo no. di cose che... Ah. Ho detto che mi spilla soldi peggio lei di un amante, ma che fa polemica con me, non ho capito. No, quale polemica, no, io coccolo i miei clienti. Uh-huh. Anche meno. Non ho bisogno di niente, non conto più neanche quanti contratti ho con lei, guardi, è peggio di un mutuo in banca. Oh no, no, no. No, 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 ma banca non fa regali. Sì, beh, però io le vorrei ricordare che finora non mi ha fatto nessun regalo, perché mi arrivano soltanto botte da pagare che non le dico. Ma io ho sorpresa oggi, infatti fa proposta con regalo. La cosa mi puzza un po', guardi. Allora, io registro subito telefonata, basta che lei dice sì, come sempre, io mando lei un cellulare in regalo. Eh? Un cellulare? Ah, ora drizzo orecchie, eh? Brava furbetta. Uh-huh. Effettivamente dovrei cambiarlo il cellulare, cioè se l'offerta è conveniente a questo punto potrei anche pensarci. Allora, è interessata? No, no, non gliela dico la parolina magica, non gliela dico. Prima sentiamo di che si tratta. È giusto, è giusto. Allora, con 109 euro al mese, oltre offerta con giga, minuti per parlare, può scegliere telefonino. 109 euro? Quanto? Sì. Ma che siamo alla follia? Ma che cellulare mi dà con questa cifra? Scusi. Ah, io dico subito. Dimitri! Ma Dimitri non è suo fratello? Sì, mio fratello, sì. E che c'entra Dimitri? Scusa un attimo. Dimitri, senti che telefonino ha recuperato tu oggi in metro? Ma che mi vuole rifilare un cellulare rubato? No, noi preferiamo dire ricondizionato, è un'altra cosa. Le piace iPhone 11? Sì, mi piace, ma però... Noi abbiamo iPhone 11, ho riservato per lei, che è mia cliente preferita. E iPhone 11 Dimitri è già prenotato. Allora, a parte che io rischio la galera, ma poi 109 euro al mese, cioè per quanto tempo dovrei pagare questa cifra, ad esempio? A vita naturalmente. Cosa? A vita? Sono contenta che ride, a vita sì, ma no, lei sta tranquilla. Anche se in contratto c'è scritto così, poi succede sempre qualcosa, che cose cambiano. Cioè, io devo sperare di morire. No, perché lei pensa sempre cose brutte? No, però gestore prima o poi fallisce, lei non paga più niente. Ah, avete intenzione di fallire? È inevitabile, quando guardi al destinato e sono nostre tracce, noi cambiamo società e prodotti, è ovvio, no? Senta, ma in che cosa mi volete coinvolgere? Ma io veramente... Fidate, io ho il numero tuo memorizzato, sto serena, allora. Io poi chiamo per altri prodotti, no? Io non sto serena per niente, Camila, cioè va a finire, cioè che con tutte le registrazioni che mi avete fatto, qui mi arrestano per complicità. No, impossibile, se non arrestano me, io non faccio arrestare lei, se arrestano me, io devo dire qualche cosa, ma io non mi faccio arrestare lei, sta tranquilla. Eh? Cioè, bella consolazione. Lei ha paura? Direi proprio di sì, volevo dire no. Mia cara, rido troppo tardi, ormai si è registrato, lei c'è capito come dire, telefonino arriverà con prima bolletta da pagare, grazie Rita per averci no,
no, ho detto no, ma perché? Perché? Io non ce la faccio più, ora io cambio numero di telefono, così, così non mi rintraccia più Camila. Allora, stacchetto e poi ultima parte del nostro programma. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. L'ultima parte del nostro programma, come anticipato all'inizio, punta l'attenzione su un momento particolarmente importante che si è svolto nei giorni scorsi nella chiesa di Santa Maria dell'Itria Annunziata di Mascali, un evento che di cui è stato promotore, cui è stata promotrice soprattutto la Prologo di Mascali col presidente Roberto Patanè, che ha voluto appunto fortemente questo momento, poi organizzato anche con altri con altre associazioni e grazie anche al parroco della parrocchia di Santa Maria dell'Itria e appunto questo gemellaggio con la cattedrale di Sant'Agata per, come ho detto all'inizio, per la prima volta una reliquia di Sant'Agata è uscita dalla cattedrale ed è stata portata appunto nella chiesa di Santa Maria dell'Itria. Andiamo a vedere il servizio. Nei giorni scorsi la chiesa madre di Nunziata, frazione di Mascali, è stata il cuore di un'importante celebrazione in onore di Sant'Agata, vergine e martire. Un gemellaggio in nome della santuzza fra la cattedrale di Sant'Agata di Catania e la parrocchia di Santa Maria dell'Itria di Nunziata, suggellato dall'adorazione di una reliquia, un frammento osseo di Sant'Agata che non era finora mai uscito dalla chiesa del Duomo di Catania e che è stato esposto all'adorazione dei fedeli durante la celebrazione eucaristica che è stata presieduta da padre Giovanni Salvia. I canti liturgici sono stati eseguiti dalla corale polifonica parrocchiale Andrea Gabrieli, diretta dalla maestra Francesca Petrullo. Fra i promotori del momento di aggregazione anche Gianluca Laspina del gruppo Devoti Agatini dell'area della Contea di Mascali, l'arciprete parroco Maurizio Guerrera e il presidente della Prologo di Mascali Roberto Patanè. Buonasera, questo fa parte di un'iniziativa all'interno di un contesto che stiamo sviluppando da oltre 5 anni. Ora, grazie alla collaborazione con Gianluca, stiamo sviluppando il gruppo dei devoti Agatini nella zona Atenea, tra storia, leggende e fede che si tramanda da secoli. Sono felice di essere qui a Mascali per unirmi a questa bellissima comunità per onorare e celebrare la nostra amata Sant'Agata. È un gemellaggio che ci vedrà uniti nei prossimi anni per insieme organizzare questi momenti di preghiera che sono importanti. Il popolo di Sant'Agata non conosce confini geografici, si unisce nel suo esempio e nel suo ricordo. Il motivo di trovarci in questa bella chiesa di Nunziata di Mascali è la gioia di una santa, è la gioia di coloro che non solo per Catania, ma anche di questa bellissima contea. Poi ho trovato due suore che sono gioie mie perché quando fui bimbo ho ricevuto da loro l'educazione della fede al collegio di Pedara di Via Faro. E quindi siamo qui, ringraziamo il Signore perché in ogni vocazione, in ogni modo possiamo sempre rispondere come Agata. Viva Sant'Agata per la sua bontà, per la sua bellezza e per aver dato a Cristo tutto se stesso. E questo appunto era il servizio su questo momento di aggregazione e di preghiera, di gemellaggio che si è svolto nei giorni scorsi nella parrocchia di Nunziata di Mascali. E, in chiusura vi do anche un annuncio, perché prima abbiamo parlato dell'emergenza cenere vulcanica con il sindaco di Santa Venerina. Come sappiamo
fra i comuni interessati in maniera massiccia dal fenomeno c'è anche il comune di Giarre, che oggi ha inviato una comunicazione perché oggi appunto sono stati avviati a cura dell'ANAS i lavori di rimozione della cenere vulcanica sulla strada statale 114 nel tratto da San Leonardello fino a Santa Maria della Strada. E quindi questi lavori, che sono iniziati dal lato sud della città, proseguiranno nei prossimi giorni in direzione nord per concludersi mercoledì 17 marzo, al fine quindi di consentire la rimozione della cenere dalla sede stradale, soprattutto nella parte abitata della città. È stata emanata un'ordinanza di divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata durante i lavori su tutta la strada statale 114, il tratto comunale, nei giorni 15, 16 e 17 marzo 2021, dalle ore 8 alle ore 17. Relativamente al conferimento della cenere vulcanica che si sta raccogliendo in città, stamane il sindaco, a seguito di un sopralluogo insieme all'assessore Camarda, ai tecnici comunali e alla ditta, ha individuato quale area alternativa di stoccaggio il sito di Tre Punti, destinato anche a sede del centro comunale di raccolta. Per questo motivo, nelle prossime ore verrà emanata un'apposita ordinanza sindacale per poter utilizzare quest'area come luogo di deposito temporaneo della cenere vulcanica e nel contempo ripristinare l'impianto sportivo di San Giovanni Montebello, da oggi utilizzato per evitare interruzioni alla costante opera di rimozione della cenere alla sua originaria destinazione. E quindi questo era la nostra, il nostro ultimo aggiornamento. Io vi ricordo che potete rivederci chiaramente sulla nostra pagina Facebook, il punto.web, ove potrete continuare durante la settimana a inviarci messaggi, a commentare comunque la puntata a posteriori, che potete rivedere anche sulla pagina di GS Produzioni Video e ovviamente su 01 TV. Io ringrazio come sempre la regia di Salvo Faro, l'operatore Giuseppe Faro e Giuseppe Le Cause per 01 TV, e ringrazio voi chiaramente di seguirci e di interagire con noi. Grazie e alla prossima settimana. Buon fine settimana.